Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Silent Hill 3. Nell'ultima puntata abbiamo iniziato l'esplorazione del terzo piano e stiamo seguendo gli indizi o i consigli che questo misterioso stalker ci sta lasciando in giro per l'ospedale, perché non è proprio un manicomio. Mi viene sempre da dire il manicomio, ma questo non è un manicomio. È un ospedale che cura sia malattie mentali che fisiche, specializzato soprattutto in problemi mentali. Ora abbiamo una nuova porta combinazione da aprire, che era questa qua che dava al reparto del terzo piano, ma noi non abbiamo idea questa volta di quale sia la combinazione. Quindi, a quanto ci ha detto il nostro amico maniaco lì, dovremmo trovare, se tutto va bene, la combinazione giù sotto nei sotterranei dell'Elbruck Hospital, ma prima abbiamo, giusto? Era di qua che non avevamo esplorato, esatto, la day room che magari ci dà accesso al reparto, ma non credo proprio. Infatti, ma figurati, ma dove credi di essere? Le porte aperte. Quindi, per forza di cose, l'ascensore non funziona, no? Già funziona! Adesso funziona però, non funziona il pulsante. Ok. Possiamo anche riuscire subito. Prendiamo le scale per andare giù. Basement. Ok, no, non funziona. Andiamo a dare un occhio a questo seminterrato sotterraneo. Perché lui ha detto dietro gli scaffali, una roba del genere, lì potevamo trovare la soluzione al nostro enigma. Queste erano le scale. Nope. Queste erano le celle. Forse è meglio se uso la mappa. Ok, la prima porta alla mia destra. Vediamo un po', perché io ricordo. Dicevo, io ricordo che avevo se non altro l'intenzione di andare nel basement, ma poi non ricordo perché non ci siamo andati o se era bloccato in qualche modo. Ma mi sa proprio che. Non ci siamo andati. Ok. Allora, qui abbiamo una storeroom, electrical room. Boiler room, pump room. Un caricatore per qualcosa per terra. Proiettili per mitraglietta. Mitraglietta. Quanto pare è stata scaricata brutalmente contro le porte dell'ascensore e contro qualcuno che era qui a giudicare dalla quantità di sangue. Di nuovo passi sopra di noi. Diamo un'occhiata all'ascensore. Le tracce di sangue continuano fin dentro l'ascensore. Una parte di me vorrebbe curiosare, però è un po' tetro, un po'. Allora, cominciamo, facciamoci da una parte, iniziamo da qui. Rotta. Rotta. Ok, abbiamo luci che stanno andando. Tanta robaccia, non credo ci sia niente di importante qui. Una televisione vecchissima. Tutta robaccia. Una vecchia flebo. Strisce di sangue, come se abbiano trascinato qualcosa e continuano dietro allo scaffale. E noi sappiamo che la soluzione è dietro allo scaffale. C'è uno spazio vuoto sospetto tra lo scaffale ed il muro, ma non mi pare che abbiamo niente per poter. Possiamo usare la fotocamera e fotografare dietro. Vediamo? Sì. Nove quattro sette otto. La password.
Uff, e per fortuna solo la password, tutta robaccia, tutta robaccia. Ok, prepariamoci ad andare. L'evento, il fatto che abbiamo fotografato la password potrebbe aver triggerato qualcosa. Suppongo sia in quell'ascensore. Che cosa? La persona che stava sulla carrozzina, intendi? Rotta. Rimane solo questa porta. Torniamo al terzo piano. Sempre tutto tranquillo. Qua non c'era nient'altro, no? Avevamo controllato tutto il controllabile, sì, perché l'ultima porta della day room è bloccata, magari ci si accede dal reparto, vediamo. E vediamo se il mio cervello un minimo. Vediamo, eh. Allora, a me pare che era 9, 4, 7, 8. Meno male, se no iniziavo a preoccuparmi, eh. Mille infermiere? La day room è chiusa. Ok, allora, le porte che ci interessavano erano la S7 e la S12, se non ricordo male. Quindi prima la examining room. Niente, S1. Oh, cavolo. Ok, roba tutto tranquillo. Una bevanda salutare, fazzolettino e sveglia. L'orologio è rotto, altrimenti niente di speciale. È una rivista, è solo una pubblicazione scandalistica. L'insegnamento della disperazione, Villa Speranza. Villa Speranza, un orfanotrofio nelle periferie di Silent Hill, dietro una rispettabile facciata, un posto dove a bambini rapiti viene fatto il lavaggio del cervello. Attenzione, le supposizioni che stanno qua. Bambini rapiti, quindi un orfanotrofio che rapisce bambini e gli viene fatto il lavaggio del cervello. Villa Speranza è gestita dalla Silent Hill Smile Support Society, un istituto di beneficenza talvolta chiamata 4S, 4S. La 4S è nota come un'organizzazione seria che accoglie poveri bambini senza dimora e li alleva nella speranza. In realtà è un'organizzazione pagana che al posto dei tradizionali valori religiosi insegna il proprio dogma perverso. Il signor Smith, che vive vicino a Villa Speranza, ha affermato: talvolta di notte sento le loro strane preghiere di lamenti dei bambini. Una volta andai a reclamare, ma fui cacciato in malo modo. Da allora le cose sono rimaste le stesse. Difatti, al sottoscritto fu negato l'accesso quando tentai di scattare delle fotografie. Ma che cosa avranno da nascondere a Villa Speranza? Nel corso delle mie indagini, tuttavia, sono riuscito a scoprire una torre circolare di cemento molto sospetta che fa parte dei loro impianti. Sfortunatamente nessuno era disposto a dirci a che cosa servisse questa torre, ma dubito che abbia a che vedere con la cura degli orfani. Forse è una prigione o un luogo di culto segreto. Il culto religioso che dirige Villa Speranza è conosciuto dai residenti locali come l'Ordine. È una religione che ha profondi legami con il passato di Silent Hill, ma la convinzione dei suoi fanatici fedeli di far parte di un'elite scelta ha anche un suo lato misterioso e pericoloso. Intendo proseguire la mia indagine su Villa Speranza e sul culto che essa nasconde. Dire tutta la verità e mostrare ai bambini la vera strada è il nostro compito più importante. Joseph Schreiber. Villa Speranza, credo di aver già sentito quel nome, come al solito. Ora, Villa Speranza in realtà non è particolarmente importante per Silent Hill 3, ma per chi ha già giocato e conosce Silent Hill 4 The Room, saprà che lì invece ha tutt'altra importanza, molto 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 più rilevante come luogo che in Silent Hill 3. Sempre tutto tranquillo. Ok, procediamo con l'S2. S3. Niente.
S4. Qui abbiamo dei pezzettini di carne che ancora non abbiamo usato. S5. S6. Ok, la S7 la saltiamo momentaneamente. Ma che siete scemi! Ma che siete matti! Madonna, mi ha preso un infarto, mi ha preso. Ma come corrono? Buona, 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 buona con quella pistola che uccide questa prima. Questa terra. La telecamera. Ok, finiamo questa. Eder, finiscila. Ok, forse è andata. Madonna che paura, ragazzi. Mi hanno fatto prendere un infarto. Mi sono proprio letteralmente spawnate davanti al viso quelle infermiere maledette. Andiamo di bevandine energetiche che ne abbiamo in abbondanza. Ok, così dovrebbe andare bene. Uff. Mamma mia, proprio i microinfartini sono questi, eh. Porca miseria, me la sono vista comparire davanti qui, una dietro. Ma perché? Perché probabilmente è chiusa. C'è tipo un lucchetto? No, tutte le porte hanno un lucchetto. Anzi, questo mi sembra pure aperto. Vabbè, proseguiamo noi. S8. L'ascensore funzionerà? No. S9. S10. S11. La 12 la saltiamo. Ok, perfetto. Quindi, se sono aperte, le uniche porte aperte sono la S7 e la S12. Proviamo prima con la 12. Questa era la stanza dello Stalker, no? Se non ricordo male. Hello? Claudia. No, I'm not. Don't lie to me, Claudia. You're always trying to run from your responsibilities. Have you come to apologize? Or maybe you still don't realize how foolish you've been. The salvation of all mankind. Ah, what a ridiculous dream. Wait, just listen to me for a second. I've heard enough from you already. How did you turn out this way? Where did I go wrong? Listen to me already. I'm not Claudia. You're not Claudia. My name is Heather. Heather. Who are you? Leonard Wolf. I'm sorry. I thought you were my daughter. Claudia is your daughter? Oh, so you know her, do you? Are you one of her followers? No, never. When I find her, I'm... I can feel the hatred. What? Behind your words, the anger. You plan to kill her, don't you? I'm sorry, but... She killed my father. She's a fool, but she's still my daughter. I was going to forgive her if she changed her ways, but I see it's too late. Heather,
I must stop Claudia. Where are you now? I'm not sure myself, but the door is at the end of the hall on the second floor. I think I can be of help to you. I have a seal. Please. A seal? Eccola la persona che stavamo cercando. Vi ricordate? Eravamo venuti qui sotto indicazione di Vincent per trovare questo Leonard Wolf, che si scopre essere il padre di Claudia Wolf, per l'appunto. E a quanto pare il padre non è per niente d'accordo con il credo della figlia. Niente di interessante dentro o intorno al letto. Quindi lui a quanto pare si trova chiuso nell'ultima stanza in fondo al corridoio del secondo piano. O che ci fa chiuso qui dentro? Ok, niente infermiere. Cerchiamo l'altra stanza, la S7. Ah no, quella era la stanza di Leonard Wolf. Questa è la stanza del nostro stalker. Guardate, ha spaccato la bambola. La bambola è tutta strappata, fa davvero pena guardarla. Chi può essere stato? Arrivederci, Heather. Mi addolora non aver saputo corrispondere il tuo amore. È tutto finito. Leonard mi disprezza perché l'ho preso in giro, dicendo che sarebbe finita così. Se non fosse per le sue intromissioni, avrei potuto incontrarti in un attimo. E avrei potuto portarti nel mio mondo. Un mondo per noi due soli, assai più bello di questo. E ho atteso questo giorno, oggi, il giorno in cui ti avresti salvato, oggi, in cui, cioè, Heather si sarebbe salvata da sola. Heather, sta in guardia. Leonard non è un uomo comune. Addio, ti ho amata. Heather, mia dea, Heather, mio amore, Heather, mia. È sempre più inquietante sto tizio. Ha capottato tutto, vedete? O c'è stato un litigio qui. C'è pure la sveglia per terra, guardate, qui davanti alla katana di Heather. Il comò è capottato. Ok, proviamo ad andare al secondo piano. Una strage abbiamo fatto qui. Queste erano queste le scale. Di nuovo. Oh merda. Guarda avanti, Heather. Madonna. Madonna. Meno male che mi ha mancato. Allora, ammazzata la prendo. Mannaggia, ste infermiere. Ok, è bastata una bevanda. In fondo al corridoio del secondo piano. Intenderà il reparto. Nella M5 o nella M6? Perché la M6 era chiusa. La M5 era aperta. Di qua è tutto bloccato, vediamo un po'. Qui, potrebbe anche essere qui. Nella Woman's Locker Room? Nah, secondo me è o nella M6 o nella M5.
Infatti non è qui. Proviamo ad andare nell'M6. Oh! Ma... Ecco che le cose iniziano a non quadrare. Non c'è nessuna porta in realtà alla fine del corridoio. Non esiste nella piantina. E non c'era prima. Non c'era. Non ha neanche un numero. Sapete che vuol dire questo, no? Quando lo spazio inizia a cambiare intorno a te e strane cose compaiono. Ve lo ricordate anche all'Alchemilla, quando comparve un intero piano dell'ospedale che non esisteva? Sappiamo già, no? Che succede. E difatti... Guardate che giro che stiamo facendo. Di nuovo. Abbiamo ben 3 strade. Voilà, non si torna indietro e guardate i muri. Il sigillo. Quest'immagine, la testa non mi fa male quando la guardo. Questa la conosco, deve essere... Still has an unusually high fever. Eyes don't open. Getting a pulse, but just barely breathing. Why? What is keeping that child alive? Ma che diavolo
Stavo sognando a occhi aperti? No, era più come se stessi guardando un video in una stanza buia. Ma quell'infermiera, io la conosco. Lisa, che è stata come un angelo con me in quella infernale stanza d'ospedale, però che era anche un po' strana. I ricordi iniziano a raffiorare sempre più potenti, sempre più potenti. Vedete come adesso, prima Heather percepiva questi ricordi nel passato che non riusciva a comprendere, come ricordi estranei a sé. Adesso invece si identifica del tutto in Alessa. Lei è Alessa. In tutto e per tutto, più passa il tempo, e più lo è. L'unica cosa che ci inganna sono quei capelli biondi, perché sono tinti. Di nuovo quel sorriso, l'avete riconosciuto quel sorriso? Anzi, quella risata. Quella risata è proprio di Alessa, è proprio la sua. Queste sono cose che, per esempio quella dell'infermiera legata in quella maniera, si dice incaprettata, che è praticamente un metodo di legare le persone per i polsi, le caviglie e il collo, in cui se tu provi a dimenarti ti strangoli da solo e quindi devi stare fermo, immobile, in quella posizione scomodissima, è una tortura tremenda. Non sto a spiegarvi perché è qui, perché stiamo vedendo tutto ciò. È chiaro, abbiamo capito che oramai Heather ha praticamente acquisito al 100% i ricordi di Alessa. E quindi abbiamo l'incubo di nuovo di Alessa. Ecco perché quell'infermiera era così. Mi piacerebbe... qua no? Oddio. Abbiamo riacquistato la vista. Ma non ci è di grande aiuto al momento l'ascensore. Non ci è per niente di grande aiuto. Non vogliamo andare in altri piani. B1, B2, B3, 1, 2, 3. Esci, esci. No, ma perché? Ci serve... Abbiamo la mappa? Sì, siamo al terzo piano... E siamo usciti dalla day room. Abbiamo fatto tutto un percorso all'interno della day room e siamo sbucati al terzo piano. Oh mio Dio, questa stanza è qualcosa di storico nella saga di Silent Hill. Guardate che roba. Ma non sta succedendo da quest'altra parte dello specchio.
adesso sì. Guardate, Heather, dobbiamo uscire. Dobbiamo uscire. Via, 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 via. La porta non si apre. Non riesco a muoverla. Oh, porca miseria. Non si apre. Adesso ha smesso di muoversi il riflesso. Ah già, questi sono inattaccabili. Questa è pura follia. Questa è pura follia. Oh no. Ok, abbiamo controllato tutto di là. Sì. Sì. Quello che potevamo controllare l'abbiamo controllato. La storeroom è dove c'era lo specchio, che ci è successa quella cosa assurda. E voi direte, che spiegazione ha tutto quello? Quella è una strippata mentale pazzesca che ognuno è libero di interpretare come vuole, perché non ci sono, Dio mio, i miei occhi, no, non ci sono elementi interpretativi validi. Ok, siamo qui di nuovo. Le porte le ho controllate tutte, manco per idea. Oh, oh grazie, oh mio Dio. La mano fuori dalla finestra. Ok. Eviteremo di osservarla, quindi. Abbiamo trovato di nuovo quello strano simbolo, che in realtà ci permette di salvare il gioco, ma che ha un effetto particolare su Heather. È molto, molto, è abbastanza diverso dai precedenti simboli, anche questo. Praticamente non intraducibile, ma quasi, per via della quantità di rune in esso presenti, ma si rifà molto 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 da vicino a quello che vi spiegai più o meno a grandissime linee nel primo Silent Hill. Ora, adesso le cose iniziano a farsi interessanti, parecchio interessanti. Avete visto come il tutto sta degenerando sempre più velocemente, sempre più prepotentemente? Ecco, le cose si fanno toste, quindi per il momento ci fermiamo qua. Nel prossimo episodio cercheremo di uscire nuovamente dall'Otherworld. Questa volta del... non mi ricordo, del Brookhaven Hospital, ecco, non mi ricordavo il nome. Alla prossima.